Gesù si commuove, è l'ultima frase del Vangelo di questa domenica. Si commuove vedendo la folla perché erano come pecore senza pastore. L'esperienza del popolo di Israele, mi riferisco alla prima lettura del profeta Geremia, è stata un'esperienza dolorosa e disgregante. Chi doveva condurre e guidare il popolo l'ha disperso e fatto perire. Si sono rivelati infedeli e falsi, non occupandosi del gregge e lasciando che le pecore si smarrissero e disperdessero. Si sono sentiti padroni e gestori, dominando ed esercitando su di essi il potere. Ma io radunerò lo stesso, dice il Signore, il mio gregge e lo farò tornare al suo pascolo. E Gesù ci ha indicato precisamente, senza equivoci, qual è la strada. Il servizio, farsi servi come Lui, Cristo, che è venuto per servire e non per essere servito. Ogni vescovo e sacerdote, prima di essere ordinato tale, viene in primo luogo ordinato diacono, cioè servitore degli altri. Pastori, non padroni, ma servi, annunciatori della parola che non è nostra, testimoni di una persona che è re, ma che si fa schiavo. Lui, Cristo, unico vero pastore e maestro di noi, suo popolo.